Eccoci qua con Biraghi, voi avete detto prima forse il migliore dell'Inter questa sera, autore di un gol, il primo gol in campionato con la maglia nerazzurra, avevi segnato in Europa League, l'ultimo gol te lo ricordi quando l'avevi fatto? In Europa League? No, in campionato. In non campionato quello. Sì, a Firenze. A Firenze, Fiorentina-Atalanta. Che emozione ti dà? Certo non c'erano i tifosi, ma che emozione ti ha dato fare un gol importantissimo in quel momento sul finire del primo tempo, il gol del vantaggio? No, ero contento al di là del gol perché comunque avevamo ripreso una partita che era iniziata con qualche difficoltà e quindi più che altro ero contento per quello perché noi volevamo i tre punti e quindi è stato il gol che ci ha portato in vantaggio. Poi purtroppo è andata così e siamo molto rammaricati. In studio Ilaria Alesso, Fernando Siani e Massimo Paganin, le domande per Cristiano da parte vostra. Sì, ciao Cristiano, io volevo chiederti come si riparte adesso dopo una delusione del genere, perché effettivamente abbiamo accarezzato così la vittoria, ora c'è subito il Parma, qual è lo spirito di questo gruppo adesso? C'è la volontà di voltare immediatamente pagina? Ah, innanzitutto buonasera a tutti, sai comunque quando sei l'Inter sei una grande squadra. Io l'ho imparato da quest'anno quando sono arrivato, che le grandi squadre sanno voltare pagina subito. Quando succede una partita così, dove siamo andati in vantaggio per due volte e siamo stati a un passo dalla vittoria, poi purtroppo ci siamo fatti riprendere, è importante da domani cambiare pagina e sapere che la trasferta di Parma è un'opportunità subito per rimetterci in carreggiata. Lo spirito deve essere quello della grande squadra, dobbiamo andare, come ogni partita noi il nostro pensiero è quello di vincere. Io invece sono curiosa di conoscere il pensiero di Cristiano sulla cattiveria di questa squadra, perché anche questa sera tantissime occasioni, alcune clamorose, eppure non riusciamo mai a chiudere al momento giusto la partita. Volevo sapere appunto il suo pensiero in merito. Ma sai, da quando abbiamo riniziato dopo il Covid, sia Napoli che Sampdoria che oggi, siamo stati noi i padroni del campo e siamo stati noi quelli che abbiamo avuto più occasioni dagli avversari. Sappiamo che questo è un problema, di non chiudere le partite. È successo anche a Napoli, è successo con la Sampdoria, poi comunque si è riusciti a vincerla e oggi è uguale. Sappiamo che è un problema perché è un peccato non riuscire a vincere queste partite, perché comunque diamo tutto, creiamo le basi per poter vincere la partita e poi ti vedi sfumare questi tre punti per degli errori nostri. E sappiamo comunque che questo è uno degli step che dobbiamo fare se vogliamo puntare in alto. Eccoci con Lucien Agumé, che ormai l'italiano lo parla benissimo, quindi possiamo fare tutto in italiano. Sì, possiamo farlo. Domande piano piano, risposte con calma. Se poi non ti viene qualcosa, sì, Parla pure in francese. Poco fa il mister ha detto, Lucien è un ragazzo di qualità che si impegna, che fa bene, si è dichiarato contento di come sei entrato immediatamente in partita nella mezz'ora finale. Sono bei complimenti. Sono contento di essere entrato oggi, anche se il risultato è un po' un peccato perché abbiamo giocato bene, dovevamo vincere per rimanere con le due squadre davanti. Io cerco sempre di lavorare per essere a disposizione del mister quando ha bisogno di me. Spero che continuerò così. Complimenti, un italiano perfetto. Sì. Andiamo in studio, vediamo se hanno domande per te dallo studio, sicuramente sì. Sì, anch'io faccio i complimenti per l'italiano a Lucien, bravissimo, assolutamente. E poi volevo chiedergli, a che tipo di giocatore ti ispiri, Lucien? Noi ti abbiamo conosciuto in primavera, ti stiamo cominciando a conoscere anche adesso in prima squadra. Ecco, qual è il tuo ideale di calciatore? Io cerco di imparare di tutti, non posso dire solo un giocatore, nel mio ruolo sono tanti bravi giocatori, come qui all'Inter sono tanti, come Brozo, Borca, Eriksen, quindi cerco sempre di imparare
di tutti e possiamo imparare di tutti per cercare di migliorare sempre. Io invece volevo sapere, Roby, da Lucien, se c'era qualche consiglio che gli era arrivato, magari anche per questa partita. Sì, mi hanno detto di stare tranquillo, di giocare come lo so fare, senza fretta, e ho provato di farlo quando sono entrato sul campo. Grazie Lucien, complimenti. Prego, grazie. Il futuro è dalla sua parte, ricordiamolo. Grazie. Buona ciao. Serata.